Mi hanno suonato il campanello e li ho subito fatti entrare. Li hai fatti entrare? Sì, perché se fai entrare in casa tua un consulente Security Direct, hai chiuso con i ladri. Security Direct produce e installa direttamente sistemi antifurto perimetrali con funzione antiaggressione e telecamere per il videocontrollo a distanza. Ricevi ora a domicilio un consulente Security Direct. L'analisi di rischio e il progetto di protezione per la tua casa e per le persone che più ami sono gratuiti. www.securitydirect.it. Se apri la porta a noi, hai chiuso con i ladri. Anche le donne hanno ucciso nella storia in serialità, le donne serial killer, come tanti uomini di cui abbiamo parlato. Però c'è una sottile differenza rispetto all'omicidio efferrato, l'omicidio crudele, sanguinario, folle che viene compiuto dai serial killer. La donna ha ucciso, ne parleremo di alcune donne seriali, Jane Toppan, la Warnos, la Cianciulli, la famosa saponificatrice di Correggio. Ecco, ha ucciso e uccidono queste donne nella storia in un modo diverso, subdolo, attraverso l'avvelenamento, attraverso delle condizioni di, come dire, adescamento molto sottili, gioiose, spesso davvero al di sopra di ogni sospetto. C'è un filo comune che lega queste donne seriali nella storia, è la loro infanzia, le loro infanzie sofferte, alcune di queste avevano vissuto il tragico rito dell'abbandono familiare, avevano vissuto negli orfanotrofi, alcune erano state maltrattate, addirittura anche abusate dai genitori. Una sofferenza emotiva, una sofferenza emotiva che porta sicuramente poi a commettere dei crimini, crimini che vengono scoperti non subito, perché poi l'abilità della donna nel commettere questi fatti è davvero molto, molto sottile, molto fine. Ecco allora che nella storia della serialità anche la donna si è resa sicuramente ed entra a pieno titolo in questo grande libro, diciamo così, di crudeltà. Ma l'elemento che la contraddistingue rispetto all'uomo, come dicevamo, era la modalità, la somministrazione di veleni, anche nel campo, ad esempio, infermieristico, le famose angeli del demonio, come noi sappiamo, si sono rese conto, poi hanno ucciso attraverso queste modalità più delicate, ma certamente inquietanti, e che difficilmente sono state poi scoperte. Ecco, allora anche per gli investigatori diventa complicato scoprirle. Ma la donna, a differenza dell'uomo, anche lei ha scritto pagine crudeli e importanti, e di questo ne teneremo conto. Mi hanno suonato il campanello e li ho subito fatti entrare. Li hai fatti entrare? Sì, perché se fai entrare in casa tua un consulente Security Direct, hai chiuso con i ladri. Security Direct produce e installa direttamente sistemi antifurto perimetrali con funzione antiaggressione e telecamere per il videocontrollo a distanza. Ricevi ora a domicilio un consulente Security Direct. L'analisi di rischio e il progetto di protezione per la tua casa e per le persone che più ami sono gratuiti. www.securitydirect.it. Se apri la porta a noi, hai chiuso con i ladri. Le immagini che vi mostriamo oggi, grazie alla collaborazione degli amici Luca Maccabelli e Lorenzo Ratto, si riferiscono alle ultime fasi della Final Four maschile e femminile che al Pallaravizza di Alassio ha premiato la Perosina e la Borgonese. Sul filo di lana è caduta la BRB campione in carica. Le battute iniziali avevano favorito i perosini, passati a condurre 5-3 grazie ai successi di Koziek nel combinato contro Bruzzone, del solista Nari e Dani Di Grosso, al pareggio fra le coppie Longopastre e Bellabene Giandic. La capolista invece è andata a segno con la terna Ferrevo De Regi e Busca Vagnaro.
Raggiunto l'equilibrio al termine della staffetta, sono risultati decisivi i 5 punti sottratti dalla Perosina sul tappeto del tiro di precisione. Protagonisti Kozjek e Feruglio nei confronti di Grosso Janzic. Il pesante parziale di 10-5 si è acuito nelle due successive corse, dove Brinic e Micheletti hanno consentito al team di Aglioberti di presentarsi alla fase conclusiva sull'eloquente 13-5. Il divario però non ha influito sul rendimento della BRB, che a pochi minuti dal termine era in vantaggio su tutti e quattro i campi. È stata la coppia Navi Longo a recuperare lo svantaggio di 2-7 e con l'ultima boccia di Longo in accosto a trovare il punto del pareggio e dello scudetto, grazie al definitivo 14-12. Più agevole è il percorso delle donne e della Borgonese nei confronti della Savanese. Partite con un secco 8-0 firmato da De Petris, dalle soliste Calini Zigliotto e dalla coppia per Ottonego. Vinta la staffetta con Zigliotto De Petris, le piemontesi hanno subito la reazione trevigiana sul tappeto della precisione. Setti e Piccoli sono riusciti a strappare 4 punti a Melano e Carlini. Il pareggio nel tiro progressivo ha portato le sfidanti sul parziale di 11-5. A quel punto hanno affondato i colpi le soliste borgonesi Perotto e De Petris, insieme al tandem Carlini-Negro, mentre Melano Basso e Basei Crescon si sono fermate sul punteggio di 6-6 per il conclusivo 18-6. Terminati i campionati, obiettivi puntati su altre manifestazioni boccistiche. Come ha spiegato il consigliere nazionale FIB, nonché presidente della Federazione Europea Boccia, Alberto Favre, nei prossimi giorni gli appassionati potranno vivere il Festival delle Bocce. Poi la 66esima edizione della Targa d'Oro, con circa 300 cadetti iscritte, la Targa Revival, con campione del mondo italiano e francese, una All-Star Games fra gli stranieri che giocano in Italia, una selezione della nazionale italiana. L'epilogo sarà a settembre col campionato del mondo giovanile Under 18-23. In promozione la Final Four di Loano ha promosso in Serie A2 l'Andorra Boccia e il Bra con il team cunese, che ha battuto i tiri di spareggio 4-1 la nuova Boccia Alessandra degli astigiani Cristian Romeo e Simone Rosso. Il meteo in collaborazione con e intanto la musica ti prende sempre più per sognare. Solo musica italiana. Radio City, solo